E luce fu. Buongiorno signori, come va questo sabato? Ci facciamo un po' di pane col lievito madre? Allora, ciao a tutti cari, questa non me la perdo, ciao Marco. Allora ragazzi, pane, eccomi qua, dove siete? Siete qua. Allora, pane con lievito madre, farina semintegrale, mulino marino tipo 2, ma burattino che immagino conosciate molto bene. Ho messo la tipo 2 col 70% di idratazione in autolisi. Perché l'ho messa in autolisi? La burattino, la tipo 2, assorbe molta acqua ed è generalmente molto tenace. Quindi gli ho dato un'oretta di autolisi col 70% di acqua per tentare di slegarlo un pochettino. Né più né meno un procedimento come un altro, ok? Quindi ecco qua la mia autolisi, è già pronta, l'ho lasciata qua fatta prima, ho impastato col 70% di acqua, ok? E adesso mettiamo il lievito madre, magari un rimanente 5% di acqua per portare l'acqua al 75% totale, quindi poi in generale sarà un 80, un 78, 77. E poi aggiungiamo il sale per portare il solito livello di sale al 2-2,5%, solito valore, ok? Licoli, pronto? Eccolo qua. Direi prontissimo, quindi andiamo a impastare. Allora, io ci metto, non sto scarso di licoli, ragazzi, io me ne vado al 25% senza problemi, quindi qua ci facciamo un bel cos'è il 20, chi è che mi fa il calcolo? Dai, il 25% di 500 quanto fa? Dai, ditemi voi. Fatemi 25% di 500. Su, aspetto che qualcuno me lo dica, non c'ho voglia. Quindi fate 500 diviso 4, quanto fa? Quanto fa 500 diviso 4? 125, grazie Angelo. Cioè, sono stanco morto, non c'ho proprio voglia. Ok. Allora, ci mettiamo il nostro bel, i nostri bei 125 grammi di licoli. Si vede, ragazzi? Sì, direi che si vede. Ok, quindi 114, 127, perfetto. Voilà. Ok, ok. Poi il nostro lievito lo sistemo dopo, lo sposto, ci mettiamo qui, mi peso un 25 grammi di acqua ulteriore, come vi dicevo arrivo al 75 sull'acqua e 77-78 totali poi col lievito. Guardate quanto è scura la tipo 2 rispetto al lievito madre che è fatto con una bianca. Guardate quanto è scura la burattino, che bel colore che ha. Ragazzi, a mio parere la burattino è veramente una delle farine migliori d'Italia, è clamorosa. Vi metto qua così vedete bene. Il profumo che esce dall'impastatrice quando impastate la burattino è veramente qualcosa di clamoroso. Io... Guardate che fisso sti cavalletti, ok. Ci siamo.
Olè. Quindi, impasto pronto. Allora, Luigi Germinelli, tutti sto calcoli diff, ma perché non semplificate? Mica dobbiamo andare sulla Luna. Allora, a Luigi Germinelli, invece di andare sulla Luna, visto che io le persone mi piace parlargli in faccia, Luigi, invece di andare alla Luna, tu te ne vai fuori dalle balle, via di qua, non è la tua pagina, vai da un'altra parte a ascoltare le cagate che ti dicono tutte le altre scimmie che puoi trovare altrove. O te ne vai o ti banno io, fuori dalle balle, forza. Adesso non ho tempo, ti bannerò dopo se c'ho voglia, se no autobannati che non sei di utilità a nessuno su questa pagina. Tutti sti calcoli, deficiente che non è altro. Cazzo. Pensa a te che livello intellettivo può avere uno che pensa che siano tanti calcoli, fa 500 diviso 4. Allora, facciamo partire. Vedrete che adesso l'altra miglioria è che questo impasto si chiuderà molto più velocemente rispetto a partire dritto secco, ok? Semplicemente con le farine, la farina andando a impastare con l'acqua. Grande Paolo, ciao Giova, sto facendo la tua focaccia bucata ormai dopo il corso, è una droga, mamma mia, la pizza bucata è veramente una droga. Grande Paolo. Oh, ma dico io, con tante pagine di scriteriati cerebrali poi devono venire qui. Ma roba, matti. Guardate che praticamente la corda è già formata, incredibile. E questo ovviamente per merito dell'autolisi, che non è una magia, ma è semplicemente una modalità di lavorazione quando vi serve. Aggiungo il sale. Non serve quasi mai, ok? Quindi non fatevi intortare da quelli che vi dicono che l'autolisi è il trucco per avere il pane o la pizza buona. Non è quello. Dipende da cosa state facendo, no? Ciao Nicola! Guardate che bello, com'è già bello liscio. Pazzesco, eh? E ovviamente anche molto molto compatto. Qui abbiamo, come vi dicevo, 500 grammi di farina, 375 di acqua, 125 di lievito madre e 12 di sale. Ok? Sì, Marco, potrebbe essere, certo. Impastando a mano l'autolisi vi aiuta tantissimo. Fatela. Ciao Marci, buon lavoro. Sì, se lavorate a mano sicuramente vi aiuta tanto l'autolisi, assolutamente. Guardate che roba, che l'impasto è praticamente già pronto. Quant'è che abbiamo impastato? 3 minuti. In 3 minuti abbiamo fatto un 77-78. Pazzesco, eh? Claudio, Giova, con le tue dritte che hai dato nell'ultima diretta il mio pane è esploso. Il Licoli sembra essersi dopato e non mi era mai venuto un prodotto del genere fino ad ora, se non poche volte per puro culo. Luigi Germinelli, l'educazione è una virtù di pochi, sì, anche l'intelligenza, e nel tuo caso assolutamente no. Perché sei ancora qua a smarronare e a dire idiozie? Vai da un'altra parte, io non ti posso bannare durante la live, maledizione. Mannaggia, devo farlo dopo, vai via! Zio Bono, l'educazione.
tutti a fare molta attenzione alla superficialità delle cose, alla forma e mai alla sostanza. Quindi ovviamente fa più impressione uno che dice deficiente a uno che pensa che 500 diviso 4 sia un calcolo difficile. Zio Bono. Ragazzi, l'impasto è finito, eh. Vedete che non serve andare oltre. Adesso aspetto solo che tiri bene, che attorcigli bene, che incordi bene. E lo tiro su e buonanotte al secchio, finito. Andrea, dillo, cioè, ma io... Ma roba è da pazzi. Prezzi, sei arrivato al momento giusto. Ma porca una miseria, ragazzi. Sì, Stefano, l'autolisi è un ottimo sistema per aiutarti in tutte le volte che hai problemi di impastamento, magari che non hai, che devi impastare a mano, che hai, come si dice, una planetaria che non ti lavora bene. L'autolisi può essere un ottimo sistema tutte le volte che hai questi problemi. Vediamo se me la torciglia bene, dai, li lascio qualche altro secondo, ma ormai questo impastino direi che c'è. Voilà, adesso lo tiro fuori, ragazzi, che non è che serve a... Ripeto. Schioppa bene, quindi direi che ci siamo. Direi che è inutile lasciarlo dentro di più, no? Direi che l'estensibilità che volevamo l'abbiamo trovata. Ok? Quindi tiro fuori. Taglio un po' le mani. Ok. Pronto. E adesso è pronto per le nostre lavorazioni, le pieghe, mica le pieghe, e via dicendo. Ok? Pronto? Dai che ci facciamo qualche domanda e risposta. Eccoci qua. Vedete, ragazzi, impasto pronto. Adesso lo lascerò lievitare e poi lo andrò a lavorare per il pane. Per quello che serve. L'estensibilità ce l'abbiamo tutta. E poi vediamo come si comporta. Domani. Eccoci qua. Domani. L'unica cosa è che domani ho poco tempo, quindi spero di potervi postare il risultato di questo impastino. Ok, domande? Amedeo, ciao Giove, liquori lo prendi al doppio, al solito a che? Dipende, in questo caso era quasi al triplo. Anzi, adesso lo andiamo a rinfrescare magari. Ciao James. Matteo Triban, ho ordinato lo spezzapasta nuovo. Dovrebbe funzionare un po' meglio in effetti. Parere su Onicoda 16 versus F1.
Ma io non ho mai usato l'Unicode, ho tanti clienti che l'hanno usato e mi riportano le loro impressioni. È un bel fornettino per farci la napoletana, ovviamente l'F1 è un po' più efficace, un po' più versatile. Tutto qua. Perdona la domanda forse già fatta, quanti litri la vasca? È fantastico, come riesco a impastare anche solo 500 grammi di farina? Beh, non è grande questa impastatrice, una 6 kg, quindi 6 kg massimo di impasto. Ciao Walter. Ciao Giova, autolisi più frigo può andar bene in estate? Sì. Eh sì, certo ragazzi, se poi pigliate una farina e la mollate lì. E tu che ci fai qua? Ma... Vieni. Vieni che ci sono un po' di persone che vogliono conoscerti, vieni. Perché se prendete poi e fate stare troppo tempo, la sciogliete al caldo. Chi c'è? Sì, sì. Giulia? Sì. E che cosa ci fai qua? Perché c'è una sorpresa. C'è una sorpresa? A me mi piace le sorprese. Ti piacciono le sorprese? Dai, vai su che la mamma ti fa una sorpresa. Vai, ci vediamo dopo. Oh, signor. Sì, Giuli. A dopo, chiudi. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Anche per grandi lievitati consigli l'autolisi? No, Claudio, per i grandi lievitati seguite quello che vi dicono quelli che fanno i grandi lievitati, senza fare troppe invenzioni, perché sennò... Quanto tempo per autolisi? Bah, dalla mezz'ora alle 2 ore, generalmente va bene un po' per tutte le farine, dipende da quello che volete fare. Le dirette del mercoledì ne fai poche ultimamente? Eh sì, perché diciamo che lavorare 20 ore al giorno per 7 giorni già basta. E quindi... Poi se muoio direi che non ne faccio più definitivamente, quindi è il caso di razionare un pochettino. Però ne faccio spesso con ospiti e amici con cui chiacchieriamo. Questo mercoledì, ragazzi, che arriva Mirko Rizzo, e vi faccio un regalo di compleanno, inizio a dirvelo. Mercoledì prossimo avremo Martucci, ok? Quindi Francesco Martucci. E ci faremo una bella live, un po' di chiacchiere, domande, quindi... Avrete di che divertirvi anche voi. Ciao Gio, usando la spirale dopo le pieghe in vasca sono utili oppure essere bypassate data la maglia ben formata? Dipende dal prodotto che fai. Ah, Maselli, Salvatore, bene, ho realizzato il pane che è impastato con 0 Enkir con 120 di licoli. Pane fantastico, grazie Gio, sono contento, molto bene. Che tipa, è una bella tipa. Io non dispongo di licoli ma di lievito madre solido, va bene se ne metto il 25-30 poi mi regolo di idratazione? Ah, direi di sì, Dimitri. Poi dipende dal tuo lievito come lavora, può andare bene il 20, il 25, anche il 30, dipende. Sì, però per fare il pane solido, liquido, non vedo grosse differenze. Ciao Gio, un licoli con gestione in frigo, secondo te è gestibile e stabilizzabile? Magari rinfrescono i 2 giorni? Sì, sicuramente sì, Enrico. Sì, sì, direi di sì. E Antonio Siclari, licoli o madre solida per i grandi lievitati, quali le differenze? Diciamo che il bilanciamento acetici-lattici generalmente ci fa usare la pasta solida, è più efficace. Con licoli spesso si hanno dei problemi e diciamo risultati che non sono strutturalmente diciamo uguali a quelli che si ottengono con la solida. Ovviamente dico facendo bene entrambe le cose, eh. Però anche con licoli si può fare. Eh? Ciao Sergio! Ciao Gio, visto che tu non vuoi parlare di grandi lievitati, che mi consigli di seguire? Ragazzi, se seguite gente come Morandin, Marinato o anche il mio amico Carlo Di Cristo, non sbagliate.
Sì, 120 di liquidi su 500 di farina, esatto. Hai mai fatto il pane di segale? Matteo, lo faccio poco, però io anni e anni fa avevo fatto un corso da allievo con Elena Lipezkaia sui pani di segale. Una esperienza meravigliosa. Lei bravissima, dei pani incredibili e la gestione della segale è stupenda. La segale è un cereale eccezionale e ti può dare grandi risultati, ma deve essere gestito in un modo molto particolare. Stefano Resca, i tuoi corsi teorici sono eccezionali. Grazie Stefano, grazie mille. Per rallentare il raddoppio del liquido, diciamo in 2 giorni, maggiormente consigliabile rinfrescare al triplo e tornare a temperatura media. Allora ragazzi, tenete conto che io per avere il liquido, diciamo al bilanciamento più o meno corretto, lo tengo a 12 gradi e mi fa il suo ciclo di circa 2 volte, 2 volte e mezzo in 24 ore. Quindi regolatevi in base a questo. Giova, sappiamo che per i prodotti da forno con glutine, sei tu la Bibbia, per prodotti senza glutine avresti di consigliare per dei buoni corsi? No. Non conosco persone brave e brave, affidabili, serie, che sappiano comunicare bene in questo campo. Magari per ignoranza mia, ma non saprei che consigliarti. Salve, che differenza c'è fra l'acido lattico e l'acido citrico? Usti. Domandoni, qua ci vuole qualche chimico. Mirko, secondo te per il pane qual è l'idratazione ideale? Non c'è un'idratazione ideale per il pane, per le pagnotte che vedete fare, che vanno molto di moda, che sono quelle che faccio anch'io, mi piace perché mi piace molto, non per altro, sia esteticamente sia come bontà. Quando state tra il 70 e il 75 siete a postissimo. Di più rompe le balle, di meno magari si può fare di più. Segale a caldo, sì. Sì, Andrea. È vero che la consistenza di un impasto fatto con lievito di birra e lievito madre cambia completamente, è solo una mia impressione. No, è vero, cambia. Cambia, cambia. Soprattutto quando l'impasto è lievitato, è un altro tipo di struttura, un altro tipo di tenacità, è diverso. È diverso. È difficile, tra l'altro, anche descriverlo. Ciao Mirko, ciao Andrea. Rinfreschiamo il lievito madre, dai. Ciao Giova, ha senso una lievitazione mista licoli e lievito di birra? Sì, certo che ha senso. Sì. Ha senso, potete farlo tranquillamente. Allora, qua c'è il nostro impasto che adesso deve lievitare, vedete che si è rilassato molto, quindi l'estensibilità che volevamo l'abbiamo ottenuta. Ok? Lasciamo lì. Adesso magari me lo metto in un recipientino per dargli poi un po' di pieghe. Mettiamo qua. Mettiamo un giro d'olio. Vedete? Sì, si vede, bello. Bella prospettiva, che vedete. Ma che bello. Ecco. Ok, adesso lo mettiamo al calduccio a lievitare. Ok,
e 180. Ok, adesso gli diamo l'acqua. Io ne tengo 100 grammi, 300 grammi di lievito, quindi quando rinfresco ne tolgo 200 e faccio 100, 100 e 100, lavoro sempre con gli rinfreschi, uno a uno, uno, tranne se ho necessità di fare altro, ok? Ok? Marina forte, la mia manitoba marina, altri 100 grammi. Andiamo a... mischiare. Ecco fatto, finito. E un po' di pellicola, ne prendo magari nuova. Dov'è la mia pellicola qua? Ecco, e vado in cella, come vi dicevo. A 12. Ok, figliuoli, eccoci qua. Ecco Matteo, ciao Laura. Allora Matteo, come ne tieni così tanto di licoli per le dosi casalinghe? Non sarebbe meno spreco? Sì, certo, c'è un motivo, ragazzi. Quando create degli ecosistemi di esserini, non gli piace granché. Torniamo di qua. Non gli piace granché essere troppo piccoli. Se ne tenete troppo poco, non lavora bene, ragazzi. Cioè, guardate che veramente 200-300 grammi è il minimo sindacale per farlo lavorare decentemente. Non potete tenere 100 grammi di licoli. Lo so che vi spiace buttarlo via, ho capito. Così va la vita. È un licoli al 100% idratazione. E secondo te a livello di umidità all'interno dell'impasto di lievitazione cambia cosa? No, non hai frainteso, Claudio, è vero? Sì, sì, è giusto quello che scrivi. Sì. Dopo la cella formi, frigo e poi dal frigo direttamente in forno dopo il taglio. Sì, esatto, Marco, esatto, sì. Faccio così. Ciao Luca. Ah, la lievitazione mista, dipende come la gestisci. Più cacci dentro il lievito di birra, più fermentazione, strutture, risultati tendono al lievito di birra. Più fai lavorare bene il lievito madre, più avrai anche aspetti riguardanti quello. Ovviamente tieni in considerazione che quando metti il lievito di birra, questo in un attimo soverchia tutta la parte relativa al lievito madre, eh? Giuseppe, lo iacono lo tengo a 10, a 12 gradi perché in questo modo posso rinfrescarlo una sola volta al giorno senza prenderlo troppo presto o troppo tardi.
Giova, si può rischiare di sbilanciare il liquido verso l'acetico tenendolo di più al freddo, magari? Sì. Norman, sì, lo cucino spesso in pentola. No, non vi faccio i panettoni, ma chi lo sa? Chi lo sa? Va bene, ragazzi, quant'è? Una mezz'oretta che ci siamo fatti assieme. Molto bene. Nulla. Vi auguro un buon proseguimento di sabato. Fate i bravi. Tenetevi aggiornati. Io settimana prossima avrò corsi, mi pare, giovedì e venerdì. Consulenze online il resto dei giorni. Voi fate i bravi. Seguitemi e non fate griglia pizza. Un abbraccio.